Buongiorno a tutti, siamo giunti ormai alla terza edizione di questo podcast che si chiama, come sapete tutti, Vuoti a perdere, il podcast del distretto Montagna Futura. E oggi siamo in diretta di nuovo dal quartiere Donatello, che non c'entra niente con Montagna Futura, ma è un'area periferica come sono le nostre montagne, e quindi andiamo in onda anche da qui. Oggi si è fatta una gran discussione di che cosa parlare. Oggi è venuto fuori un argomento molto particolare che sarà foriero di diciamo discussioni e diciamo interlocuzioni. L'argomento di oggi è la fantasia, diciamo, come dicevi Sergio prima. La fantasia è intesa come atto creativo, quindi come atto generativo e come anche opportunità di risolvere i problemi. Tante, tante cose intorno alla fantasia. Quindi fantasia come anche problem solving, e durante la nostra preparazione della puntata sono venuti fuori dei discorsi abbastanza truci, quali un argomento era: io uso la fantasia per sopravvivere, ad esempio, come nel film Alive Sopravvissuti, che è una storia che credo molti di voi conoscano. Un aereo in Uruguay cadde. Aspetta, momento tragico. Ok, ecco noi oggi Ruggero, che farà da accompagnamento sonoro per tutta la puntata. Ho ben detto di avvicinare il microfono, ma non è stato fatto. Questo aereo cade in un ghiacciaio sulle Ande e muoiono un po' di persone, e però tornare da lì era difficoltoso, per cui dovevano attraversare, insomma, montagne alte 5-6 mila metri, e ci pensano un bel po' prima di partire, ma il problema grosso è: cosa mangiamo? Questi ragazzi pensano bene di sopravvivere mangiando i morti, che ormai sono morti e che quindi... Cannibali. E così fanno e si salvano e quant'altro. No, io volevo spostare l'attenzione dagli argomenti truci a qualcosa di più allegro. Per me la fantasia in realtà ha a che fare con l'allegria, con la capacità, come dire, di riuscire a vedere i problemi in un altro modo, no? E perché parliamo di fantasia se siamo una trasmissione delle montagne e ci chiamiamo Riempire i Vuoti? Perché in realtà è proprio lì che serve più fantasia che in altri posti, perché se non riesci a vedere le cose in un altro modo, certo che qualsiasi impresa ti sembra assolutamente folle. Ma questo vale un po' per tutti gli ambiti della nostra vita. A me la fantasia me l'ha insegnata mio nonno, ed è l'eredità che mi porto dietro da lui, perché me lo ripeteva sempre. Mio nonno ha assistito mia nonna per 16 anni con l'Alzheimer, e lui diceva sempre: io riesco a sopravvivere a questa cosa qua perché ho iniziato a scrivere poesie, quindi con la fantasia cerco di vedere le cose in maniera più positiva. E davvero me lo porto dietro come insegnamento, e credo che sia un valore anche per diciamo affrontare le sfide che può porci la montagna. Sono dal discorso che ha fatto Silvia, sono assalito da pensieri relativamente a fantasia, che so che abbiamo anche tra il pubblico qualche affezionato della Disney. Non so perché mi è venuto in mente Il Libro della Giungla, mi è venuto in mente fantasia stesso, mi sono venuti in mente tutta una serie di episodi, di immagini dove le cose diventano improvvisamente semplici. Hakuna Matata, cioè tanti, il cinema di animazione ci offre degli esempi, no, di questo utilizzare la fantasia come risorsa e anche come leggerezza. Basta un po' che briciole lo stretto indispensabile, i tuoi malanni puoi dimenticare. Allora, io a Torino, da Dronero, avevo Fornaro, che era il mio psichiatra, che mi ha detto: prova a mixare Another Brick in the Wall, parte seconda. Quindi di conseguenza l'ho provato per tre volte, alla terza volta mi è venuto tagliando due pezzi della canzone di Another Brick in the Wall, poi ho cambiato la scala musicale e Facebook me l'ha accettata. Era il trucchetto per... Ma no, YouTube, tu non ce l'hai su YouTube quella roba lì? Sì, ce l'ho su YouTube. Grandissimo, anche, Fabio. Ma è la prima quella. Noi ascoltiamo l'Incipit, ok, va bene. L'Incipit è... We don't need no education. We don't need no education.
fa venire in mente a voi la fantasia? Ciao, io sono Giorgia e volevo dire che per me la fantasia è un segno di libertà, se si può dire, che ti fa ricreare dei momenti per te o per gli altri in modo fantasioso, tipo, non so, si può leggere un libro. Faccio tanti braccialetti macramè, che sono molto fantasiosi, ci vuole del tempo perché sono abbastanza lunghi da fare. Oppure mi piace leggere libri molto romantici, queste cose lì. O andare a fare una passeggiata. Di altre cose, ascoltare tanto la musica, che mi fa ribellare la mente. Generi più latinoamericani, siccome ho fatto 9 anni e mezzo latinoamericano. E poi ballare. Cinzia, invece tu scalpiti per dire qualcosa. Io invece penso che nel lockdown io non sapevo cosa fare. Allora mi sono trovata da fare disegnando. Ho cominciato a disegnare, poi ho cominciato a fare braccialetti, scatole in gomma Eva. E poi ho continuato con i portachiave. E, è un bel passatempo. Poi sotto Natale mi sono trovate nuove cose da fare, i nanetti, i troll, quelle cose. Devo dire che anche io, facendo un lavoro creativo, diciamo, filmmaker più organizzatore di eventi, a volte ho l'impressione di non lavorare, perché mi piace proprio fare, e quindi mi annoierei a non fare nulla, e quindi mi spingo a sfondarmi di lavoro, anche a esagerare, però non lo trovo, cioè io trovo che non ho mai lavorato in vita mia, forse attraverso la creatività, perché proprio spinge, libera delle emozioni, no? Che quindi ti fanno lavorare non lavorando. Cazzeggiare, quindi. Esatto, esatto, cazzeggio, ma riesco anche quindi a guadagnare qualche soldo. Cazzeggio pagato, però, insomma. Allora, secondo me la fantasia è una cosa bellissima, una cosa fantastica, perché ci permette di immaginare, di estraniarci, di pensare cose diverse, di vivere momenti diversi durante la nostra vita quotidiana. La vita è bella, a volte non è poi neanche così bella, e credo che la fantasia comunque riesca ad aiutarci in questo, a farci pensare diversamente sulle cose, a pensare cose diverse, a immaginarsi in modo diverso, guardando un film. E poi io, che comunque devo dire che sono un grande appassionato di videogiochi, anche i videogiochi in questo aiutano molto. I videogiochi sono proprio uno strumento per estraniarsi dal momento, sì, estraniarsi non in modo, diciamo, non essere più lì, però comunque vivere momenti diversi. Io leggevo per esempio dei commenti a volte di videogiocatori incalliti, un momento sei un druido, un momento sei un fantasma, un momento sei un guerriero, un momento sei voli, un momento sei nello spazio, insomma, cose così. Quindi credo che videogiochi, film sono abbastanza esempi di come possiamo usare la fantasia. Poi la fantasia si può usare anche in altri modi. È bellissimo, secondo me, mi verrebbe da, a me è venuto da dire, ma chi vorremmo essere oggi, no? Perché lui ha detto, con la fantasia possiamo essere tutti. Io oggi sono molto stanca, vorrei essere un gatto che dorme. E bello lo spunto che hai dato, perché la fantasia si può anche usare per mentire, per cambiare identità, per darsi degli alibi. Questo mi fa venire in mente Vasco Rossi, di cui Ruggero, aspetta, non partire ancora Ruggero, un attimo, che non riesce a rimorchiare una ragazza e si inventa che è tutta colpa di Alfredo. Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa di Alfredo. Con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido. E lei invece non ha perso tempo. Ha preso subito la palla al balzo. L'ho visto.
vista uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Tutte le sere ne accompagna a casa una diversa, chissà che cosa gli racconta. Per me è la macchina che c'ha che conta. Quello che mi aveva detto prima. Mi puoi portare a casa questa sera? Abito fuori Modena, Modena. Salutare Alfredo, nostro ex compagno di strada sul co-working creativo, appunto la creatività, l'opportunità hanno veramente tante, tante risorse, però accolgo la sfida di Silvia su chi vorrei essere stamattina. Stamattina mi sento veramente un po' farfalla, perché sto passando veramente da una cosa all'altra, ma mi piace questa immagine, quindi viva la farfalla. Sono d'accordo con Silvia, io mi sentirei anch'io un gatto, tranquillo, non hai tanti pensieri, sei molto libero, il gatto è bello proprio, per me è molto bello. Io vorrei essere MacGyver per risolvere i problemi con la fantasia, con le piccole cose che ci sono, gli oggetti, fare altre cose. Volevo dire che vorrei essere la mia cagnolina preferita, cioè Angel, che mi rispecchio tanto in lei perché è molto dolce, molto sensibile, cioè gentile, cioè non so come dire, è dolce appunto, e quindi io mi rivedo tanto in lei. Comunque io ho 23 cani a casa, perché mia mamma fa l'allevamento dei Cavalier King. Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Ma togli il cane, escluso il cane, tutti gli altri son cattivi, pressoché poco disponibili. Nella notte c'è un cannone e una risiva di discussione. Ruggero, complimenti, però ragguagliaci su questa canzone che è molto bella, ma non... È una canzone di Rino Gaetano, escluso il cane. Escluso il cane. Avrei dovuto fare di più. Chi mi dice ti amo? Ok, con questa... adesso sì che abbiamo capito che è di Rino Gaetano, ovviamente. Io volevo dire che anche io ho perso da poco il mio cane, aveva 16 anni, però ringrazio che ero lì con lui quando lui è mancato, perché... mi stavo facendo la tinta ai capelli, quindi... Però la puntata sulla morte era quella scorsa. Sì, quella, no, non so, continuiamo con questa morte dei cani, morte quella... La morte, è morta quella, come quando mia madre... Addio. Cioè,
è morto perché... Cosa che volevo dire? Ah, non lo so. Io... No, però, sembra, mia madre ogni volta che mi chiama mi parla: è morto quello, è morto quello. E che palle, ho capito. Da io sto... che, da poco a me che manca... solo da un anno che mi è mancato. A me è mancato a febbraio, due giorni prima di San Valentino. Ok. Che cosa triste. È una cosa che fa molto piacere sentire, però ora l'argomento morte cani possiamo accantonarlo un attimo. E anche mortadella. Ah, questa di Andrea, complimenti. Questa qua la sostituiamo con la domanda a sproposito, diciamo. Perché bisogna stemperare l'ambiente. Ok, la domanda a sproposito oggi è stata cambiata in uscita a sproposito. Ma adesso io mi assumo la responsabilità di lanciare una rubrica anche in contumacia, diciamo. Cioè, Mauro non c'è, cioè la nostra rubrica Malerba, e la facciamo lo stesso perché riesco io oggi a dire qualcosa su questo. Vai con la sigla. Se qualche malizioso pensa che noi abbiamo messo questa sigla con Bob Marley perché si parla di erba, è malizia, diciamo, fondata, ecco, fondata. Beh, diamo anche la nostra solidarietà a tutti i tedeschi che in questo momento stanno affrontando un momento difficile, in quanto hanno liberalizzato, difficile per modo di dire, hanno liberalizzato l'utilizzo della marijuana per fini personali e ricreativi. Tutti a Berlino, Beppe, come disse Caressa quando andammo in finale dei mondiali. Io sono andata nelle vigne e ho visto un campo di marijuana. Non so, era laggiù, nascosto assieme ai girasoli. Ah, stavamo era nascosto... cogliendo l'uva in realtà. E cosa hai fatto? Hai preso qualche... Io non ho preso niente, ma gli altri qualcosina, secondo me, si sono arraffati. Io volevo dire che secondo me manca solo più l'Italia per legalizzarla, eh? Sì, è vero, siamo... ma qua c'è la chiesa, signori miei. Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da quando la pasta è scotta e non la mangio più, hey! Maria, chi mi manca sei tu. Allora, fantasia e piante. C'è un libro di Stefano Mancuso, che è un piantologo, cioè no, è un professore dell'Università di Firenze che studia le piante. Le piante sono intelligenti e hanno fantasia, tanto che hanno un potere di mimesi. Cioè, loro, alcune piante, ad esempio, per autodifesa, c'è una pianta, ad esempio, non mi ricordo il nome. Ecco, il fondamento scientifico di questa rubrica, non essendoci Mauro, non posso dare nomi, echinacee varie. Però ci sono delle piante che per salvarsi la vita si mimetizzano e assumono le forme di un'altra pianta. Ad esempio, c'è una pianta che, diciamo, ha cambiato la sua forma in ortica, perché l'ortica è orticante, ma non è orticante. Ci sono delle piante che cercano di assomigliare ad altre, perché così i predatori eventuali pensano che quella pianta faccia male. In latino, ortica dioica. Dioica perché sia la parte maschile che femminile insieme. Transmaschilista, transfemminista. E ci sono piante anche che usano il colore, come camaleonti, ad esempio diventano color pietra se sono sulla pietra e via dicendo. La fantasia è quella dei bambini, cercare di pensare come i bambini. Avere quella fantasia che è a pelle, che si tocca con la... Istintiva. Istintiva, sì. Penso che sia anche importante vivere la vita per come è, cioè sì, estraniarsi, guardarsi un film, come ho detto, videogiochi o altre cose, però anche apprezzare la vita, il mondo per com'è, l'estate, la primavera, vabbè, comunque tutte queste cose, quindi... Cioè, è importante comunque rimanere coi piedi per terra. Allora, per combattere la mia malattia, ho pensato, e questa è fantasia, allora, per trovare una cosa migliore, ad esempio il lavoro, non ti piace, allora di conseguenza ho pensato, se fosse un gioco come Pallavolo che facevo, che ho fatto 5 anni Pallavolo, e dicessi a tutti gli altri,
come è successo quando ho fatto la telefonata a tutti i giocatori a Torino della mia squadra, dicendo questa volta si vince la partita. E quindi di conseguenza è un esempio. Poi di conseguenza dicendo è un gioco il lavoro che si fa, perché la questione era che io ogni 4 anni mi stufavo del lavoro che facevo, quindi volevo cambiarlo. Quindi di conseguenza non l'ho più fatto, semplicemente perché ho pensato appunto che il gioco è un lavoro, però quando lavoro, appunto essendo un gioco, lo prendo seriamente e mi passa molto più velocemente. Cioè, abbiamo parlato di fantasia a livello personale, non abbiamo parlato di come usare la fantasia per la montagna. Secondo me, per inventarsi qualcosa in montagna, servirebbe magari anche, che ne so, delle associazioni in più di quelle che già che ci sono, magari proprio per incentivare anche i giovani ad andare in montagna, magari alla ricerca dei funghi o che ne so, andare a proprio camminare, a passare dei sentieri che magari nessuno conosce, li scopri così all'improvviso. Siamo nel distretto Montagna Futura e allora, per fare un esempio concreto di come si usa la fantasia, noi siamo partiti tanti anni fa inventandoci un festival di cinema e di cultura di montagna che alla fine ha funzionato molto, perché poi si è portato dietro un sacco di altre, diciamo, iniziative, tra cui quelle del distretto Montagna Futura, che cerca di ripopolare la montagna attraverso l'arte, la musica, il teatro, il cinema. E questo è un altro esempio concreto di cosa si può fare. L'obiettivo finale è ripopolare la montagna? Vabbè, è un obiettivo a lungo termine, ma per farlo ci va tanta, tanta, tanta fantasia. Ma proprio ieri sera ho scoperto questa realtà che non conoscevo, che è il Teatro Povero di Montichello, che l'ho trovata veramente una realtà fantasiosa e coraggiosa, direi. Realizzano in questo piccolo paese di montagna, oltre che una lunga rassegna teatrale, hanno preso in gestione 2 foresterie, 2 ristoranti, 1 ciclo officina, e insomma ci dimostrano che forse ci vogliono tante fantasie per la montagna, ecco. Ah no, poi sulla fantasia, qua vicino a noi, a Melle, c'è questa ragazza che adesso non mi ricordo come si chiama, che fa una cosa che secondo me è fantasiosissima: prende la linfa delle betulle e la vende. Non so bene a che cosa serve, però la trovo fantasiosa, una persona che decide di andare a lavorare in montagna per prendere la linfa della betulla. Ci andrebbe Mauro, che magari saprebbe dirci qualcosa. Vabbè, ma a Melle ci sono anche i ragazzi, come si chiamano quelli che fanno la birra? Ecco, gli antagonisti che insomma si sono inventati una produzione di birra in montagna, cioè un luogo scomodissimo, contro ogni logica, che però ha funzionato benissimo. E a Melle si sta ripopolando tantissimo. Tantissimo, ma facciamo un giro di tavolo, dai, l'ultimo giro di tavolo per dire un elemento di fantasia che porteremmo a Rittana. Secondo me, per non restare indietro rispetto a Valloriate, ci vorrebbero le scimmie anche a Rittana. C'è un abitante di Valloriate di cui non si fa il nome, ma che bevendo un po' troppo vedeva scimmie in giro per i boschi a Valloriate e assicurava che c'era una scimmia a Valloriate, quindi anche la scimmia, sì, a Rittana, giustamente. Se no propongo un corso su una cosa che facevo nel Covid anch'io, che ero smarionato e cercavo dei modi per distrarmi e mi pigliavo a schiaffi facendo delle melodie, quindi potevo fare un corso così a Rittana, se interessa, in questo modo, la sentite. Ah, ma questa era... Scusate, ho sempre sognato di andare alla corrida. In quel periodo lì sognavo di andare alla corrida a fare delle melodie così, ma ne facevo anche di più elaborate. Alla corrida, se ho inteso bene, vedi che ho sentito giusto la melodia, era quella lì. Beh, ragazzi, è stata una puntata lunghissima, bellissima. Alla fine eravamo molto titubanti di fare una puntata sulla fantasia, perché ci poteva portare chissà dove. Beh, però ci ha portato a divertirci e spero vi siate divertiti anche voi. E allora sigla con Ruggero, vai! Zona Franca, vuota perdere, stay with us.